devono avere la certezza che, come ho detto prima, non c'è solo l'incudine dei ministeri da una parte, ma c'è anche il martello nostro. E quindi, dato che la mancata disapplicazione da parte di un'autorità dello Stato di una normativa che sia in violazione di quella internazionale comporta automaticamente che quel soggetto diventa lui stesso un soggetto che ha violato la normativa internazionale, ecco che si ripercuote automaticamente anche su di loro il fatto di diventare degli inadempienti, dei violatori del diritto internazionale. E quindi vediamo se alla fine qualcuno pagherà. No? In questo paese dove non paga mai nessuno, speriamo che almeno a livello internazionale si possa pagare, qualcuno possa pagare. La seconda domanda è il consenso. Allora, il consenso ci sono solo determinati casi, è un po' come i contratti. Solo in rarissimi casi la normativa vigente prevede che il contratto sia in forma scritta ad validitatem, normalmente solo approvazione, cioè il contratto viene redatto per iscritto non per dargli una validità, perché se lo fai oralmente non è valido, ma semplicemente perché se tu lo fai oralmente non puoi magari successivamente dare prova del fatto di aver fatto questo contratto. Cioè, se noi ci mettiamo d'accordo, io ti vendo la mia macchina che vale, che ne so, 30.000 euro, te la vendo a 5.000 euro e poi il giorno dopo cambio idea, se non l'abbiamo messo per iscritto, tu è difficile che tu possa provare che io te l'ho venduta a 5.000 euro. Se l'ho messa per iscritto, il contratto è valido. Se c'erano dei testimoni che hanno sentito che io te l'ho venduta a 5.000 euro, comunque è valido anche se non era per iscritto, ok? Stesso discorso per il consenso. Sono rarissimi i casi che la normativa in materia di diritto sanitario prevede che debba essere fatto per iscritto. Normalmente il consenso potrebbe essere tranquillamente rilasciato a voce. C'è un problema di prova, naturalmente. Allora, in realtà non c'è bisogno in generale che sia fatto per iscritto, non c'è bisogno perché in teoria, qualcuno ha detto anche perché sono obbligatori, ma non è tanto questo, perché comunque ci vuole sempre il consenso del genitore, perché come abbiamo visto sono obbligatori ma non sono coercibili, ok? Quindi il consenso ci vuole sempre. Però come fai a provare, se non l'hai messo per iscritto, che hai dato il consenso? Si può evincere alcuni indizi. Se un genitore con un bambino entra in un ufficio vaccinale, esce col bambino vaccinato e non va subito dalla polizia, dai carabinieri a denunciare che è stato minacciato, che l'hanno malmenato, che gli hanno preso il bambino con la forza e l'hanno vaccinato, e passa un giorno o due giorni, si presume che gli hai dato il consenso oralmente, perché se no appena uscito andavi dai carabinieri, mi sembra di tutta evidenza questa cosa. Quindi questo del consenso per iscritto o non iscritto francamente è un problema di lana caprina, sinceramente non lo ritengo di alcuna utilità. Allora, la privacy nelle scuole, ho detto alcune cose, già ho detto più di quello che avrei dovuto dire, sinceramente, visto ancora che ancora siamo in itinere, però ho detto ci sono alcune problematiche relative alla privacy, le ho dette, alcune le ho viste scritte in questi giorni, non le hanno, fortunatamente non hanno scritto come pensavo io, però alcune, tipo per esempio il fatto che ci possa essere anche un problema nel caso in cui ci fosse uno sdoppiamento delle classi, ma come sappiamo bene non accadrà perché non ci sono i soldi, quindi la stessa legge, fatta la legge, trovato l'inganno nella stessa quasi riga, ti hanno detto prima che dovresti sdoppiare le classi per non metterne più di due insieme e poi automaticamente ti hanno detto che però questo non deve comportare alcun onere in più, per cui ti hanno detto sì, ma non lo fare, tanti soldi non ci sono, quindi sì, ma anche no, insomma, potevano scrivere anche no e avrebbero risparmiato tanto tempo, per cui però quello sarebbe anche quello un problema di privacy, perché automaticamente se vediamo che c'è uno sdoppiamento viene fatta una nuova classe e vengono presi, guarda caso, due bambini da una classe, vengono messi di là, e se non ci sono altri motivi che hanno richiesto i genitori, che naturalmente nell'ambito della scuola tutti sanno tutti, automaticamente questo è un problema di violazione della privacy, grave violazione della privacy. Altre domande? Il giudice Cosimato ieri mi ha detto che la Corte Costituzionale e i giudici si riuniranno prima del 10 e la discussione sarà pubblica. Ha detto dobbiamo essere, vi invito a venire perché dobbiamo essere presenti. Così mi ha detto ieri, oggi poi è caduta la linea, quindi adesso ha detto pubblicherà sulla sua pagina data e tutto quant'altro, quindi eventualmente siamo pronti perché in quel caso, in maniera come abbiamo sempre fatto, civile e quant'altro, andare lì nella fase di discussione.
Infatti anche sì, a me sembra lo sta, però... Questo è sempre molto pericoloso, perché comunque è una udienza davanti alla Corte Costituzionale e non è un concerto. Certo. E molto spesso ho visto, facendo varie manifestazioni, ci sono persone che hanno concezione di andare a manifestare piuttosto singolari, no? Per cui potrebbe essere anche controproducente, certo. forse anche no, dipende chi ci va. Se ci devono andare certi soggetti, forse è meglio che stanno tutti a casa, perché ci dobbiamo ricordare, ne parlavo prima con alcuni amici con i quali ci siamo presi qualcosa prima di venire qua, che negli Stati Uniti c'è la Corte Suprema, come tutti naturalmente le corti, non può essere completamente scevra da quello che è un discorso politico e da una qualche vicinanza all'humus, al comune sentire della popolazione e anche talvolta agli indirizzi politici di chi l'ha eletti. Però dobbiamo dire che negli Stati Uniti la Corte Suprema, nonostante che vengano eletti anche loro dalle forze politiche, quindi a seconda di chi comandi, dai democratici piuttosto che dai repubblicani, in rarissimi casi si è avuta la sensazione che i giudici della Corte Suprema hanno dato un indirizzo rispondente ai soggetti che lo avevano votato. Spero che la Corte Costituzionale di questo paese, che ricordo anch'essa è costituita per una buona parte da soggetti che vengono eletti dal potere politico, dia prova di essere svincolata da certi discorsi. Personalmente, avendo visto l'atteggiamento che ha avuto il Presidente della Repubblica attuale in ordine a questo decreto e poi alla legge, al fatto che abbia consentito con estrema facilità, lui che dovrebbe essere come primo ruolo che ha il Presidente della Repubblica in questo paese, nel quale diciamo che di ruoli veramente attivi ne ha ben pochi, però il ruolo più importante che ha il Presidente della Repubblica in questo paese è quello di essere il garante della Costituzione. A mio modestissimo avviso, il Presidente della Repubblica attuale, Mattarella, non ha dato prova di essere un grandissimo difensore della Costituzione, perché ha fatto passare in cavalleria un decreto che aveva violato innanzitutto, come abbiamo detto, per stessa ammissione del Presidente del Consiglio, no, quello che era l'articolo 77 della Costituzione. E questo dal punto di vista proprio pratico, dal punto di vista del fatto che fosse un decreto approvato senza avere i presupposti di essere un decreto, senza entrare nel merito di quello che c'era scritto dentro. E questo è già stato grave, e poi è stato altrettanto grave il fatto che, arrivato davanti a sé alla firma, l'abbia tranquillamente firmato e licenziato e permesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In quel momento io ho sentito grandissima la nostalgia di altri presidenti, che potevano essere non solo Sandro Pertini, no? Non solo magari anche Oscar Luigi Scalfaro, che può essere stato in viso a molti, ma è stato sicuramente un Presidente della Repubblica che, giusto o sbagliato che fosse, ma ha avuto il coraggio di essere comunque il difensore della Costituzione e di aver avuto il coraggio di non firmare determinati provvedimenti, di averli rimandati alle Camere per vedere, poi magari riapprovati. A quel punto non poteva fare nulla, ma ha avuto comunque il coraggio giuridico e civile di rispondere a quello che era il suo ruolo istituzionale, di dire: per me questa legge non è costituzionalmente legittima, io non mi sento di firmarla e la rimando. Sinceramente, da questo punto di vista, il Presidente Mattarella è stata una grandissima delusione. Salve, io volevo chiedere in merito al discorso dei sindaci, visto che hanno l'autorità per disapplicare la normativa, noi abbiamo, come genitori insomma, di una certa città, abbiamo avuto modo di parlare col nostro sindaco, che invece ci ha detto che in quanto sindaco, anche se al contrario, lui è comunque tenuto a far rispettare la legge. Come possiamo invece invitarlo invitarlo a disapplicare questa cosa comunque? Io, come ho detto prima, ci sono... Allora, io capisco che un sindaco possa dire questo, ma vedete, il sindaco non si nasce sindaci, non si viene eletti sindaci. E uno può fare il sindaco avendo un'estrazione culturale, storica, politica e di istruzione completamente diversa l'uno dall'altro. Magari un sindaco che fosse un buon avvocato forse saprebbe che in realtà alcuni diritti ce l'ha anche lui. Un sindaco che fosse un medico potrebbe capire certe cose, fatto salvo che poi, quello che vediamo tutti i giorni, in realtà sembra che abbiano studiato tutt'altro, ma questo è l'altro discorso. Per cui in realtà gli strumenti ci sono. Noi, ripeto, come Auret
stiamo ancora valutando se questa lettera da inviare ai sindaci, se la manderemo anche in questo caso ai genitori perché sarà l'ora di inviarla, o se la invieremo noi tramite PEC, il che vorrebbe dire fare circa 7.800, 7.900, quasi 8.000 PEC con 3 ricevute per 1, 24.000 ricevute. Non so se la PEC riuscirà a reggere questo carico, però questa forse è la strada migliore per evitare magari qualcuno si scordi, però dobbiamo trovare tutte le PEC di tutti i comuni italiani, non sarà facile, però la strada c'è, la disapplicazione passa per la violazione del diritto internazionale e questo devono studiare. Noi scriveremo quello che devono fare e poi vedremo se lo faranno. Buonasera, una domanda di rinforzo sulla privacy. Alcune regioni stanno deliberando per passarsi i dati tra la regione e la scuola, in pratica, tra di loro. Possono farlo? Beh, questo allora, che possano farlo, lo possono fare, non c'è bisogno che deliberino, cioè nel senso che già la legge dice che la scuola deve trasmettere. La regione Lazio ha fatto addirittura una delibera. Ma perché probabilmente non hanno niente meglio da fare. Eh sì, probabilmente. Però diciamo che il fatto che si possano trasmettere i dati è insito nella legge. Bisogna vedere se la legge già da questo punto di vista rispetta quello che è la normativa sulla privacy e soprattutto bisogna vedere le modalità, come dicevo prima, di trattamento dei dati, perché quello è importante. Okay. Non è solo una questione di trasferimento, ma anche come avviene questo trasferimento. Alcuni pediatri non vogliono prescrivere le analisi, le tipizzazioni, solamente nascondendosi dietro il fatto che non sono loro a doverle prescrivere, ma gli specialisti, non è vero? Non è assolutamente vero. Okay. Non è assolutamente vero perché qualsiasi cosa che passi per il Servizio Sanitario Nazionale, la ricetta rossa ce l'hanno solo il pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale. Cioè i medici di famiglia che sono del Servizio Sanitario Nazionale. Non ce l'hanno gli specialisti. Se volete fare, quando andate dallo specialista, poi dovete comunque sempre passare dal vostro medico per farvelo prescrivere. Quindi chi dice questa cosa o è completamente idiota, o è completamente ignorante, o mente sapendo di mentire. Vabbè, uno spunto un attimo del dottor Amici per un'altra violazione. Prendi il microfono un attimo, Fabio, gentilmente, dell'Acu Marche. Lui si occupa di trasparenza e anticorruzione. Relativamente a una questione che ci può interessare, sì, la carta, sì, dei servizi, velocemente. Buonasera a tutti, io faccio parte del Comitato Regionale Associazione di Consumatori e Utenti presso la nostra regione, che tutela gli utenti, dei servizi pubblici. Tuteliamo voi, gli utenti dei servizi pubblici, voi le vostre famiglie, saremo quelle famose lobbies dei cittadini. E io sto portando avanti, grazie anche al Presidente qui presente, che ha nominato in questo tavolo, delle lotte, per campagne nei confronti dell'ASL, Marche, degli enti pubblici locali, per far rispettare delle norme che sono importantissime, che sono norme di prevenzione della corruzione e sulle carte dei servizi. L'ASL Marche, che ha avuto una diffida da noi 3 mesi fa, è molto carente su questo fronte. E questo tema è importante, perché ogni pubblica amministrazione, per ogni servizio che eroga, compreso la sanità, il settore che riguarda voi, deve emanare le carte dei servizi che devono contenere gli standard di qualità dei servizi, che devono essere migliorati annualmente. E qui c'è una carenza assoluta. Quindi io invito anche lei, avvocato, a affrontare questo tema per illustrare ai cittadini queste norme. Scusa Fabio, arrivare al dunque. Vaccinano senza carta di servizio ed è prevista per legge la carta di servizi per la qualità anche delle vaccinazioni. La carta di servizio deve essere coinvolta nelle associazioni di consumatori nel determinare le carte di servizio e gli standard e deve contenere tutta la qualità del servizio, l'informazione preliminare. Dovrebbe essere fatta una carta di servizi che riguarda le vaccinazioni, cosa che manca. Se voi andate sul sito dell'Anavasta e vedete un'amministrazione trasparente, cioè servizi erogati, aprite e vedete se ci sono le carte dei servizi, soprattutto quelle delle vaccinazioni, non ci sono. Vedete la regione toscana che ha fatto un accordo con le associazioni in qualità dei servizi che lavora da 10 anni. Domanda Fabio Tech, perché così nella carta dei servizi ci deve essere anche il dialogo che ci deve essere col genitore, tu che hai letto con la Toscana, benefici e rischi? Nella carta dei servizi, se ben fatta, con un confronto aperto, costruttivo con gli stakeholders, con le associazioni che operano in questi settori della salute, anche per esempio quella vostra,
e con l'associazione dei consumatori, deve contenere tutte le caratteristiche della qualità del servizio, quindi la trasparenza, il consenso informato, magari cosa che va fatto prima di fare una vaccinazione, quali esami andrebbero fatti. Su questo si apre un tavolo di confronto per migliorare al massimo. E questo manca. Poi un altro aspetto, si è parlato prima delle lobbies. Noi abbiamo proposto alla Regione Marche, nel piano anticorruzione 2015-2017, una legge come esiste in altre regioni italiane, che regolamenta le attività e rende trasparenti l'attività delle lobbies. Ce l'hanno accolta nel piano anticorruzione, poi non l'hanno ancora messa in atto. Quindi io vi invito, quando verranno i politici a chiedere i voti, dite: ma noi nel piano anticorruzione 2015-2017, che potete vedere sul sito, hanno accolto la mia proposta di varare nella nostra regione, come esiste in altre, una legge che regolamenta e disciplina le lobbies. Dov'è questa legge? Ditelo, scrivete alla regione, perché è importante. Come una legge sulla partecipazione, come c'è in altre regioni, l'hanno accettata ma non c'è ancora. Quindi scrivete al professor, al presidente del consiglio regionale, la nostra legge. Dove sta questa legge? Nel piano anticorruzione della giunta c'è una legge che regolamenta le lobbies, le rende trasparenti, e una legge sulla partecipazione, come c'è in molte regioni. Le scelte più importanti della sanità vanno confrontate prima di emanarle con i cittadini, con gli stakeholders. Ok Fabio, grazie. Quindi vediamo anche in questo caso che c'è una violazione di normative, in questo caso sulla partecipazione e trasparenza. Questa carta dei servizi nella nostra regione non c'è, però ci impongono la vaccinazione. Facciamo prima questo lato e poi la seconda. Buonasera avvocato. Io penso di essere un po' la caprifila di tutti, perché l'altro giorno il mio pediatra mi ha chiamato dicendo che siccome io non vaccino e non ho intenzione di vaccinare i miei figli, mi ha tra virgolette radiato, e quindi a breve mi manderà la lettera, quindi da venerdì pensavo che il giorno arrivasse, ancora non è arrivato niente, dove lui non mi seguirà più. Quindi adesso io mi ritrovo senza un pediatra, fortunatamente, però non so che cosa... innanzitutto, che pesci prendere? Allora, innanzitutto, beh, pesci qui c'è il mare, no? Quindi ha voglia di trovarne. Innanzitutto essere, diciamo, allontanati, no? Essere rifiutati da un pediatra di questo tipo per me è un grandissimo, no, punto a favore, cioè quasi una medaglia. In realtà non bisognerebbe arrivare a questo punto, nel senso che, a mio modesto avviso, quando uno va a parlare una o due volte con il proprio pediatra, con il proprio medico, si capisce che non c'è, ma non in ordine alla, al problema vaccinazione in sé, ma al fatto che siano completamente ottusi, allora è bene evitarlo, cioè cambiarlo direttamente noi. Diciamo che per un medico, per un pediatra è assolutamente legittimo, torniamo al discorso di prima, devono capire quello che vogliono fare da grandi però, perché non possono dire di essere liberi professionisti, di quindi avere il diritto anche di, essendo un rapporto fiduciario, di togliere un paziente con il quale non si ha feeling, e questo è proprio di un libero professionista, però dopo farli burocrati al Servizio Sanitario Nazionale e quindi dicono mi devo attenere alle circolari. Allora questa c'è una dicotomia, c'è una contraddizione, c'è una schizofrenia, perché se tu sei libero professionista per cacciarmi, devi essere libero professionista anche nei confronti dell'ASL, che ti paga, ok? Tra l'altro oggi una mamma in Emilia Romagna è andata a parlare, no, in Lombardia, è andata a parlare con il pediatra ieri e oggi mi ha mandato il sonoro, la registrazione di quello che è accaduto. Ho sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare, no? Un pediatra che gli ha detto direttamente in faccia: io queste cose non gliele prescrivo per il semplice motivo che mi hanno mandato la circolare, lui è il mio datore di lavoro e io non voglio perdere il mio lavoro per lei. No, il tuo lavoro è fare il medico, e secondo me continuando così tu già non lo stai facendo il tuo lavoro. Io solo per questo ti caccerei dal Servizio Sanitario Nazionale, perché allora tu hai sbagliato fin dai tempi dell'università, tu non dovevi prendere medicina, nella migliore delle ipotesi potevi prendere giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e andare poi a fare, se ci riuscivi, il funzionario della ASL, il dipendente amministrativo della ASL, ma non dovevi fare il medico, perché fare il medico è un'altra cosa. Fare il medico è operare scienza e coscienza, vuol dire essere un libero professionista, vuol dire talvolta prendere delle posizioni anche diverse dalle linee guida, perché tu devi decidere in base al caso concreto, non in base astrattamente a quello che dice una circolare, una direttiva, una linea guida. Quindi sappiate però che per i 15 giorni successivi il medico è ancora responsabile per voi. Quindi io gli manderei comunque, prima che lui mandi la raccomandata che ci toglie, gli manderei subito la raccomandata con la quale gli intimo di mandarmi quei documenti, cioè di farmi quella cosa se no lo denuncio, quindi lo farei subito io,
no, ti intimo di prescrivermi questi esami, gli alleghi quali gli esami che bisogna fare, in caso contrario, se entro 3 giorni non me li avrà prescritti, entro 4 giorni non me li avrà prescritti, io procederò nei suoi confronti con la risposta all'ordine, la risposta alla ASL, la denuncia penale e mi rivolgerò al Tribunale del Lavoro. No, questa è la cosa, secondo me, da fare. Se no, comunque, le troveranno, la inviteranno a scegliere un nuovo pediatra con il quale dovrà ricominciare tutto da capo. E comunque può essere un motivo, guardate, io non posso fare questo perché? Perché il pediatra, tra l'altro, che dovrebbe essere quello che mi dovrebbe certificare gli esoneri, mi ha mollato. No, quindi, sinceramente. Salve, buonasera. Io volevo solo chiedere, avendo 2 bambini, 7 anni, che andrà a fare la terza elementare, e la bimba di 6 anni che inizierà la prima elementare, a posto. Ma noi non abbiamo ricevuto nulla. E che dobbiamo fare? Allora, in teoria il fatto di non aver ricevuto nulla non è che sia, sappiamo tutti, soprattutto col cancan mediatico che si è creato negli ultimi mesi, sappiamo tutti più o meno quelle che sono le scadenze. È vero che il principio che la legge non ammette ignoranza è stato, diciamo, un po' stroncato dalla Cassazione ormai da 15 anni, però è anche vero che con tutto il cancan mediatico che si è creato in questi mesi, bene o male sappiamo tutti quali sono i termini di scadenza. In questo caso i termini di scadenza sono quelli da fine di ottobre, quindi in realtà c'è tempo, cioè quello del 10 settembre è riservato solo agli 06, per i bambini che vanno nella scuola dell'obbligo, quindi dalla prima elementare in su fino ai 16 anni, il termine di scadenza è quello della fine di ottobre, quindi è assolutamente normale che non l'abbiate ricevuto, comunque sappiate che il termine di scadenza è quello, ma se non lo doveste rispettare comunque non è che vi cacciano i figli da scuola, perché comunque sono nell'ambito dei 7-16. Buonasera a tutti, io sono una mamma di una bambina, ragazzina di 13 anni mai vaccinata, e mi trovo quindi per la prima volta a chiedermi tante cose. Vi ringrazio per i vostri interventi e mi scuso se magari posso fare una domanda o dire delle cose che voi avete già detto, però voglio chiedervi questo, un po' nel concreto, che cosa devo fare adesso io? Cioè il primo step, il secondo step, il terzo step, era un po' questo che mi stavo chiedendo, rimettendo in ordine le cose, ad esempio il pediatra, come nel caso della signora, cioè ci sono tempi molto lunghi, se la signora non ha più un pediatra, chi è che le prescrive poi degli esami da fare, ad esempio? Ecco, io credo che forse la maggior parte dei nostri pediatri, io a questo punto non ho più il pediatra, tra l'altro mia figlia è al medico generico, non siano d'accordo, almeno la maggioranza, nel prescrivere queste cose, quindi ti dicono tantissime cose sulle circolari che vengono, insomma, date a tutti. Ecco, tutti questi ostacoli che noi andiamo ad incontrare, dobbiamo capire come superarli di grado in grado, insomma. Ecco, questo le chiedevo, di fare un piccolo step, di un esempio concreto di una ragazzina di 13 anni, ad esempio, perché poi le dico anche questo, la scuola invece richiede a tutti entro il 10 settembre. Quindi siccome, sì, sta nel sito della scuola e lo stesso assessore alla pubblica istruzione ha esposto questa cosa tale quale come quella della scuola entro il 10 settembre come se fosse per tutti, quindi le dico questo tanto per dire che nello stesso paese si parla la stessa lingua, però noi abbiamo 10 giorni per intervenire, che no, dobbiamo fare? Lei non ha 10 giorni per intervenire, per dire, secondo quello che ci dicono. Per me sinceramente il per dire non conta niente, per me conta per fare, no? Allora, in realtà ho già risposto a quello che ha detto, che sta chiedendo lei, perché ho detto quelli che sono gli step che seguiranno quelli che sono gli associati ad Auret, poi quello che vorranno fare gli altri sono liberi, anche gli associati ad Auret sono liberi di fare quello che gli pare, però gli diamo delle indicazioni, a maggior ragione gli altri. Ho detto che il primo step era quello di andare dal pediatra a chiedere, no, di fare quegli esami. Il fatto che si perda tempo, che uno venga mollato, vabbè, può accadere, però lei non mi deve dire la maggior parte dei pediatri, dei medici faranno così. Questa è una cosa presuntiva, anch'io posso presumere che sarà così, però li dobbiamo porre di fronte al caso concreto, cioè tu non me li prescrivi, io ti denuncio. Questo è il problema, perché se loro si troveranno, come è successo fino ad ora, con da una parte chi li tira per un braccio, no, per la giacchetta a sinistra, che sono i ministeri, il Servizio Sanitario Nazionale, e dall'altro ci saranno le pecore che si adeguano pedissequamente a quello che fanno, che non hanno il coraggio di alzare la testa, no, di ribellarsi, di dire io ti denuncio, anche a brutto muso,
automaticamente continueranno ad avere paura solo di una parte e si allineeranno a quello che dicono sempre gli altri. Invece è giunto il momento che in questo paese le pecore smettano di essere tali e diventino, se non leoni, quantomeno un po' lupi, un po' volpi, no? Cioè bisogna iniziare a reagire sia dal punto di vista, no? Di avere la prontezza di spirito, perché talvolta sia nei centri vaccinali che i medici e i pediatri usano una terminologia non consona, sono anche minacciosi, sono anche offensivi, allora è bene che qualche volta uno gli risponda nella stessa maniera, no? Perché lo prevede anche tra l'altro il codice penale, e quindi bisogna iniziare a alzare la testa, perché sennò hanno ragione loro quando parlano di immunità di gregge. Per me l'immunità di gregge forse vale per le pecore, allora se ci comportiamo da pecore forse hanno ragione loro, se noi siamo invece un branco di lupi non esiste l'immunità di branco, no, dei lupi, e quindi secondo me è bene agire in questo senso. Si chiede, gli si chiede con i dovuti modi, gli si chiede minacciandoli sempre dal punto di vista giuridico, per quelle che sono le azioni che civilmente e giuridicamente uno può mettere in campo, e poi si vedrà. Ma finché loro non ci sbatteranno il grugno, come si dice, probabilmente non ci crederanno e continueranno a comportarsi in quel modo. Se poi il medico dovesse fare, innanzitutto la raccomandata deve venire prima che uno venga mollato. Nel momento in cui uno viene mollato dal proprio pediatra, dal proprio medico, ha una scusa in più per dire: io entro questa data non sono in grado di darvi la documentazione perché il medico e il pediatra mi hanno mollato, e quindi sono in attesa di poterne scegliere un altro. Se poi nel frattempo anche gli altri faranno lo stesso giochino, purtroppo è indipendente dalla mia volontà, non sono in grado di poter rispondere a questo. Poi per quanto riguarda il resto, quello avevo già risposto al fatto che ve lo chiedano quando non è legittimo. Se non è legittimo, non è legittimo, punto. Non mi potete chiedere che cosa dovete fare di fronte al fatto che vi chiedano, perché c'è scritto nel sito della scuola, nella gerarchia delle fonti, non mi fate dire che cos'è, no? A maggior ragione quello che dice l'assessore, sinceramente, perché anche l'assessore nella gerarchia delle fonti non l'ho mai trovato, no? E né ce lo troverò mai, perché è molto spesso un soggetto completamente ignorante della materia dal punto di vista giuridico, medico-scientifico e quant'altro. È lì perché qualcuno l'ha eletto, no? E quindi da quel punto di vista è democraticamente eletto, quindi legittimato a starci, ma dovrebbe studiare, dovrebbe mettersi a studiare. Abbiamo una ministra che è lì da tanti anni della salute e non ha mai studiato, tant'è vero che va in giro nelle trasmissioni televisive a dire delle cose che sono allucinanti dal punto di vista medico-scientifico, epidemiologico, storico, dal punto di vista della matematica e della logica. Per cui se questa gente studiasse, forse anche se non ha le competenze specifiche per svolgere quel ruolo, forse potrebbe averle se studiasse, perché nessuno nasce imparato, come si dice, no? Però se uno manco si applica è ancora più difficile, quindi a me sinceramente di quello che hanno scritto loro neanche rispondo, cioè non è legittimo, e quindi poi il termine del 10 settembre per le scuole dell'obbligo, che vanno dalla prima elementare fino ai 16 anni, non lo dovete semplicemente prendere in considerazione, per me tanto non esset, non esiste, punto. Allora una domanda, io seguirò la linea Auret, associata. Mettiamo il caso che vada tutto bene, no? Quindi il pediatra mi prescrive le analisi, la mia bambina di 4 anni più piccola inizia l'asilo perché il preside accetta la documentazione e lei inizia a frequentare il secondo anno, e arriva il 10 marzo, io conoscendo le mie bimbe, poi da settembre inizio l'iter per gli esami prevaccinati, ora conoscendo le mie bimbe che sono terrorizzate dai medici, e al 10 marzo io sto ancora facendo le analisi prevaccinali, perché se ce le porto tutte le settimane le salvo dai vaccini, ma poi le devo curare per gli attacchi schizofrenici perché sono terrorizzate. Sì, allora, noi dobbiamo parlare, ecco, in questo termini, caso come posso sì fare? Ma questa è una cosa specifica che riguarda quello che è la condizione delle bambine, che non è possibile rispondere a questo. Allora innanzitutto a quel punto non è una questione di termine del 10 marzo. Cioè se io il termine del 10 marzo è per chi fa l'autocertificazione dicendo: mio figlio è vaccinato, non ho con me la documentazione, e in questo senso ci sono le ASL, le regioni, che alcune stanno prendendo posizione dicendo sarà direttamente la ASL che vi invierà a casa la certificazione degli esami di vostro figlio per evitare questo problema, no? Però laddove questo non ci sia, laddove questo non avvenga, il 10 marzo è il termine per chi dice: mio figlio è vaccinato ma non ho con me i documenti per poterli provare. Altro problema è legato al fatto che ci sono tutta una serie di ASL nelle quali sarebbe
cioè mi verrà da ridere che cosa succederà, perché in questi anni ho trovato con i bambini che avevano dei problemi legati alle vaccinazioni, dei dati da vaccino, il fatto che chiedevi la certificazione, ti certificavano esami diametralmente opposti da quelli che avevi fatto, forse perché si erano sbagliati a leggere, forse perché non avevano voglia di andarli a leggere, forse perché non ce l'avevano più. Fatto sta perché ci sono ASL nelle quali, e ce n'è una vicino Roma, è stato oggetto anni fa di un incendio e quindi non ci hanno più i dati. Ci sono altre ASL nelle quali hanno fatto dei trasferimenti, dei traslochi, per cui non ritrovano la roba, l'hanno sbarrita, non sanno dov'è lì in mezzo. Altre nelle quali non ci hanno voglia proprio di farlo e quindi si vedrà. Certo è che se non rilasciano la certificazione, non è in grado di provare la certificazione, in teoria dovrebbe fare esattamente il pari. Questo è. Però il 10 marzo è legato a questo. Se uno gli dice io in realtà in questo periodo sto facendo gli esami, se gli esami per un qualche motivo non sono stati ancora ultimati, perché per prendere l'appuntamento per fare l'esame X te lo danno a giugno del prossimo anno, non è un problema nostro. Quindi non è legato il 10 marzo a quello, è legato a quelli che sono, hanno dichiarato che sono stati vaccinati e che devono entro il 10 marzo provare che lo siano veramente. Salve. Una domanda veloce riguardo al medico di base, visto che penso di aver capito che quelle che sono le reazioni a un vaccino hanno un range abbastanza ampio di manifestazioni che possono andare da quelle gravissime a quelle meno gravi, il medico di base nella sua autorità tra virgolette di medico è in grado di dire questo bambino perché ci ha avuto un tipo di reazione che io empiricamente ho notato non può essere vaccinato, cioè può stabilire lui un esonero che è valido o poi verrà messo in discussione, allora, impugnato? Ma quello è un problema. Allora, io parto dal presupposto che se un soggetto, se un libero professionista al termine di un ciclo di studi universitari, di specializzazione, ha superato un esame di Stato, è iscritto a un albo, in pratica da X anni, se esso un avvocato, un medico, eccetera, eccetera, io devo partire dal presupposto che quello, se è lì, ha un suo ruolo e ha una sua capacità, ok? Quindi, se un medico, un pediatra, in scienza e coscienza, certificano che in data X il bambino, in seguito alla vaccinazione Y, ha avuto questa e quest'altra reazione avversa, considerato che in questo strano paese da alcuni anni la mancata segnalazione delle reazioni avverse al vaccino è stata depenalizzata, per cui già le facevano poche 15 anni fa, 20 anni fa, figuriamoci da quando sono state depenalizzate. Io personalmente in questi 13 anni e passa che sono in questo mondo ho conosciuto in giro per l'Italia o nei convegni oppure tramite internet, dove abbiamo un gruppo autismo da vaccinazione malsanità che fa capo a Oret, 20.000 iscritti tra medici, ricercatori, avvocati e tantissime famiglie, sia di danneggiati che anche semplicemente di famiglie interessate al problema vaccini. Ho conosciuto quindi migliaia di famiglie e facciamo un esempio che ne abbia conosciute solo 1.000 di persone che ritengono che il proprio figlio abbia avuto una reazione avversa, a prescindere dal fatto se sia stato danneggiato o meno, poi che abbia avuto delle problematiche che si sono perpetrate nel tempo. A fronte di 1.000 persone che sono andate dal proprio medico, pediatra o pronto soccorso assumendo di aver avuto una reazione avversa, e le reazioni avverse sappiamo più o meno tutti quali sono, anche quelle più semplici, ebbene su 1.000 persone forse ce ne saranno state 2 o 3 che hanno avuto la segnalazione di reazione avversa, non su 100, su 1.000, ok? Questa è una cosa gravissima. Quando io sono stato all'AIFA a discutere per 2 ore e mezzo con i rappresentanti dell'AIFA, io ho sollevato questo di problema e quando ancora non avevano ancora diffuso i dati, no? Che poi come abbiamo visto sono passati improvvisamente nei 3 anni, che poi ne hanno solo licenziati 2, nel senso erano fermi al 2013, hanno pubblicato 2014-2015, ma non ancora quelli del 2016. E siamo partiti dai 3.500 circa del 2013 alle quasi 8.500, quindi quasi il triplo, no? Nel 2014, quando siamo andati là non avevano ancora pubblicato i dati, ancora li chiamavano i dati bruti, e naturalmente è, a mio modesto avviso, era un escamotage semplicemente per consentire al governo di portare avanti questa storia del decreto in maniera così semplice, perché se è vero come è vero che le segnalazioni di presunta reazione avversa al vaccino quando arrivano all'AIFA
entro 24 ore vengono caricate sul sistema europeo di monitoraggio, automaticamente tu, nel momento in cui le carichi, sai che c'è. Quindi, per quanto brutti possano essere i dati, non dovrebbe essere poi così difficile riportarli nero su bianco. Per cui il fatto che tu ci abbia messo 3 anni, a me, sinceramente, mi fa pensare. E qualcuno in questo strano paese, che poteva non stare simpatica a molti, ma sicuramente non era considerato un idiota, diceva che a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende. E visto la carriera che ha fatto, penso che forse avesse ragione lui. Quindi, i dati sono quelli, le reazioni avverse sono quelle. In questi anni abbiamo assistito paradossalmente al fatto che le linee guida sulle reazioni avverse al vaccino sono andate restringendo sempre di più il campo di quelle che possono essere considerate reazioni avverse. Cioè, hanno detto, sono sempre meno le reazioni avverse, sono sempre di più le finte reazioni avverse. E questo è un paradosso, perché siamo di fronte a un aumento esponenziale, spaventoso, dei soggetti che sono, a nostro modesto avviso, danneggiati dai vaccini. Anche perché possiamo trovare tutte le cause di questo mondo, ma il fatto che le patologie autoimmuni siano aumentate in maniera esponenziale, soprattutto che il periodo di insorgenza delle patologie autoimmuni è passato, che ne so, il lupus una volta era una malattia che si sviluppava in età avanzatissima, soprattutto nelle donne. Adesso ti viene diagnosticato un lupus anche a 10 anni in un maschio, no? I tumori in precedenza erano una problematica che dicevano inizia a controllarti sopra i 50 anni, alle donne, no, sopra i 40 per certi. Adesso invece muori di tumore a 12 anni, 15 anni, forse anche prima. Quindi è successo qualcosa. Il fatto che bypassino così tranquillamente il problema a me fa sorgere, sempre per il discorso di prima, tutta una serie di problemi. Ritengo comunque che un medico che sia tale abbia tutto il diritto di dire, in scienza e coscienza, se quella determinata reazione avversa è stata tale, e quindi se quel bambino deve essere esonerato oppure devono essere semplicemente differite le vaccinazioni. E secondo me il suo giudizio è insindacabile. Insindacabile. Cioè, se il medico dice per me questo bambino non deve essere vaccinato, non può arrivare nessuno a dire che lo deve. Potrebbe farlo prima. Secondo me, e secondo i medici, secondo me evoluti intellettualmente e scientificamente che conosco io, ci sono una serie di parametri che ti potrebbero mettere in preallarme. Cioè, per esempio, fare la tipizzazione tessutale HLA, che è un esame che ti indica la predisposizione a sviluppare patologie autoimmuni, dato che le vaccinazioni vanno a incidere sulla possibilità di sviluppare patologie autoimmuni. È noto, per esempio, che le persone affette da lupus, come da altre patologie autoimmuni, non devono essere sottoposte a vaccinazione, soprattutto con virus attenuati vivi, perché possono riattivare la problematica. E allora, come chiesi anni fa a un importante reumatologo italiano, dico, mi deve spiegare perché, se possono riattivare la patologia, perché non potrebbero scatenarla in un soggetto predisposto? E lui mi disse, lei ha ragione, avvocato. Quindi ci sono degli indici che non sono probatori, perché la medicina non è matematica, non è neanche una scienza, ma qualora lo fosse sarebbe una scienza assolutamente inesatta e in continuo divenire. Per cui nessuno potrà dire mai con certezza se fai questo ti viene questo o non ti viene questo, nessuno. Però in base a una serie di indici, secondo me, in scienza e coscienza, un medico può dirlo. Tra l'altro, considerate che le linee guida riportano come falsa reazione avversa al vaccino quello che invece in molti bugiardini, in molti foglietti illustrativi, è considerata reazione avversa al vaccino. E anche questo ce lo dovrebbero spiegare. Quando uno va dal pediatra, loro si appellano alle circolari, eccetera. Qual è il numero proprio della legge che eventualmente uno fotocopia e dice, guarda, se non la conosci è questa? È quella, la 119. 119. È quella che è stata licenziata in questi giorni. L'articolo 1,2, che parla dell'esonero in conseguenza dell'intervenuta immunizzazione che deve essere provata con l'esame sierologico, le tiro anticorpali. E l'articolo 1,3, che parla della possibilità di essere esonerati o di avere la certificazione del differimento delle vaccinazioni in conseguenza di determinati stati di salute. Per verificare questi stati di salute, ve lo dicesse il medico quali sono gli esami da fare. Tu vai dal medico e gli dici, io secondo me mio figlio è in uno di questi stati di salute per cui potrebbe essere esonerato. E come fai a saperlo?
Secondo me è così. E lui dovrebbe dire, beh no, allora facciamo questo esame e vediamo se lo è. Ok? Dovrebbe essere lui a dirlo. Un'altra cosa, io mi trovo in un piccolo dubbio, nel senso, mia figlia ha 5 anni e mezzo, è iscritta alla prima elementare. Punto, fine. Finito così, non è che vale il discorso, no. C'è un cavillo strano. No, cioè, se la bambina è iscritta, allora, è vero che ero 06, sì. Ma l'esclusione vale per gli asili nido e la scuola materna. Se uno paradossalmente avesse taroccato sull'età, ci sono i calciatori, quelli che so, c'è quello Cassi che dice che non c'è quell'età ma pare ne avrebbe un'altra, no? Se un bambino che hanno scritto che è nato l'anno prima, c'ha 4 anni, in realtà riesce ad andare in prima, è in prima, punto. Perfetto, grazie. Se uno è un genio. Buonasera. Si nasce geni. Senta avvocato, allora un attimo, una domanda un po' specifica, dato che è mezzanotte e la data più impellente è quella dell'8 settembre, dato che il 10, sì, settembre, 10 è domenica. La scuola ci ha consegnato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che non presenteremo ovviamente, perché seguiremo la linea dell'aura. È un atto certificato. Dell'aura. Io ho fatto l'iscrizione all'aura, una ventina di giorni fa, però ancora non mi è arrivato nulla. Provo un attimo a sintetizzare se quello che dovrò fare è la strada giusta. Prima cosa andare dal pediatra, sperare che prescriva gli esami. Non lo farà al 99%, quindi mandare la raccomandata. Al 99%? Va bene, all'80%. Se non lo farà, la raccomandata, la ricevuta della raccomandata, io la presento il 10 settembre a scuola? No, il 10 settembre si presenta un'autodichiarazione, un'autocertificazione. E questa autocertificazione io dove la prendo? Che la manderemo noi, la manderemo. Ma quando? Noi. Probabilmente se tu hai fatto l'iscrizione ad Avet prima, cioè dopo, che sono già state inviate le prime. A me non è arrivata neanche la risposta, allora, dell'avvenuta. No, quella non arriva alla risposta dell'avvenuta, quella automaticamente viene presa in carico, viene messo nella mailing list. Il problema è che se è stato preso e inserito nella mailing list la tua mail, okay, certo, successivamente, no, tu considera che in questi giorni noi viaggiamo tra i 50 e i 60 iscritti al giorno. Benissimo, quindi l'autocertificazione dell'Auret io la presento il 10 settembre invece di quello che mi ha dato la scuola. La scuola mi può dire questo, io non ci faccio niente. Può farlo? No, la scuola non ti può dire questo, non ci faccio niente, perché nessuna. Questo è come quando nelle ASL mandavamo il nostro modulo di dissenso dei genitori, a parte diciamo sempre di mandarlo per raccomandato. Come ho fatto però, 5 anni fa. Però quando uno lo portava a mano, diceva no, io questo non lo voglio. Pensando, okay. Naturalmente, tu prendi qualsiasi cosa io ti dia, a posto di mandartelo un'altra volta per raccomandato. Io intendevo un'altra cosa, mi scusi se la interrompo. Magari lo prendono il foglio, ma il bambino rimane fuori. Allora è la bambina. Secondo possono me, farlo? Secondo me il dirigente scolastico non si dovrebbe prendere questi cavoli. Vabbè. Nel senso, non è una cosa che dovrebbe competere a lui o a lei. Il suo obbligo è quello di prendere questi dati, ammesso non concesso, perché prima ci sarà un'altra lettera che dovremo mandare prima di inviare questi, che è legata alla privacy. Al fatto se loro possano ricevere o meno i dati. E questo in un secondo momento. Ma no, prima, è in un primo momento. No, io parlo per il 10 di settembre. Esattamente, prima del 10 di Quindi io in 7 allora, giorni devo fare una marea di cose. Tante cose. E non ho la documentazione però. Allora, per quanto riguarda gli esami, quelli là, e per Vado quanto riguarda... No, se ce l'hai già i documenti quelli? Sì, quelli ce l'ho, sì. Ah, la raccomandata da mandare al pediatra ce l'hai no, già? No, ce l'ho quella. Allora, quella è stata mandata insieme con i primi esami, quindi come è arrivata la mail, quella dovrebbe essere arrivata esattamente... No, aspetti, la raccomandata ce l'ho, sì, okay. Quella ce l'ho. Okay. Io... Le altre cose arriveranno tra il 31 e il primo, probabilmente, perché stiamo finendo di scrivere le linee guida. Le cose da presentare il 10 settembre in sostituzione alla legge. Arriveranno le linee guida su tutto l'iter e sulla spiegazione della legge, tutto l'iter da seguire, ok? Okay. Unitamente a questa arriverà una lettera raccomandata che dovrete spedire alla scuola per chiedere alla scuola, voi siete in grado, siete in regola per questo e okay. Quest'altro, se loro rispondono di no, amico mio, io non ti posso depositare niente perché tu sei in regola con la legge e io i miei dati a chi non è in regola con la legge non posso. Ok, però scusi se la interrompo, mando la raccomandata, loro mi devono rispondere, arriva già il 10, il 10 super, è passato, io entro il 10 devo... Entro il 10, ma il problema è quello che se loro non sono in grado di ricevere, quello poi è una scelta che puoi fare. Sì, dopo è un problema loro. Cioè. Se
se tu vuoi aspettare comunque, perché loro dovrebbero risponderti subito. Però sì, io, noi siamo in grado di ricevere. Però io posso benissimo il 10 presentare la, documentazione che mi fornirà l'audit. Sì, deposito lo stesso l'autodichiarazione con la quale dici: io ho presentato tutta questa richiesta di esami, fin tanto che non ho la risposta di questi esami, il mio medico non è in grado di dire se mio figlio può essere esonerato e io non posso dire se posso vaccinarlo o meno. Questo anche se già so, perché io domani ci vado dalla pediatra, questo anche se io già so che la pediatra non mi prescriverà queste cose. Se la pediatra cose. Non prescrive, gli ha mandato la raccomandata e dirai: io ho intenzione di fare tutti questi esami, finché non ho fatto questi esami non posso dire se posso vaccinare o meno mio figlio, la pediatra non me li ha prescritti, gliel'ho denunciata, ho fatto tutte queste cose, okay, quindi, sono in attesa di... Okay, vedere se anche il Tribunale del Lavoro mi autorizzerà a fare questo o se la ASL mi autorizzerà a fare questo. Ok, invece poi ho finito, però magari può servire anche agli altri. Per il piccolo che va al nido, che dovrà tornare al nido, mi è arrivata la raccomandata per il colloquio il 19 di settembre, perché io l'ho rinviato, eccetera eccetera. Quello è un requisito di accesso. Io lo posso presentare il 10 settembre la raccomandata della ASL che mi chiede di andare a fare il colloquio, no, il 19 settembre. Posso mandare allegare questo documento oltre a tutto quello che ha detto fino adesso? Per quello piccolo tu dici: io sono... Me l'ha mandata la ASL quello. Sono in attesa di andare a fare il colloquio con la casa della ASL il 19 di settembre. Poi il 19 di settembre puoi andare a fare il colloquio, scegli te che cosa dire alla ASL. Sì, dopo quello, certo. Poi il bambino potrebbe anche star male, diciamo che non... Sì, no, già lo... Ma tanto quello è il colloquio, già rimandato, non andare a vaccinare. Già l'ho rimandato il colloquio. Io, perché... io ho già l'appuntamento con l'ASL, alleghi quello, ho già l'appuntamento con l'ASL il 19 di settembre. Bene, grazie. Prego. Una domanda sola. Io voglio capire, con le analisi che vado a fare, no? Che cosa vado a escludere? Che mio figlio non avrà nessuna problematica... Se vado a fare come ho vaccino, detto prima, no. Non ci potrà mai essere nessun esame che potrà dire con certezza che il bambino può essere danneggiato o che possa escludere che il bambino possa essere danneggiato. Quindi tecnicamente le faccio solo per... No, ma sono degli indici, cioè non dovete prendere dal punto di vista le faccio solo per perdere tempo. L'ho spiegato prima. Senso che se io faccio gli anticorpali, capito che se mio figlio magari... Io se è immune o no. Serve per vedere quello, ma serve per vedere anche se il bambino, a fronte di eventuali vaccinazioni fatte in precedenza, perché moltissimi hanno fatto i primi cicli vaccinali e poi hanno smesso, per vedere anche se il bambino ha avuto una risposta anomala il suo sistema immunitario. No, però voglio capire, le prime analisi, ok, tutte le altre che io non ho, che devo avere, no? Che cosa mi vanno a escludere, cioè che cosa mi dicono? Cioè che volendo posso fare un vaccino, mio figlio non avrà niente, oppure che cosa? L'ho detto prima, nessun esame potrà dire con certezza che il bambino può essere danneggiato oppure escludere con certezza che il bambino possa essere danneggiato. Sono una serie di indici che messi tutti insieme possono dire lo stato del sistema immunitario del bambino, se il bambino ha la possibilità di sviluppare in futuro patologie autoimmuni. Le patologie autoimmuni sono quelle che possono essere scatenate eventualmente dalle vaccinazioni. Può dire se il bambino appunto ha in nuce la possibilità di sviluppare patologie, potrebbe dire anche che il bambino ha, facendo i debiti scongiuri, una patologia in essere che uno non si è accorto e che possa essere in qualche modo contraria al fatto di effettuare le vaccinazioni. Cioè ci sono una serie di indici che devono essere letti da un medico che capisca qualcosa e dal quale potrà... No, io decido di farmele da solo, se magari il pediatra è contrario, e le vado a fare e vedo che magari è tutto a posto, quindi però non preclude che magari vado a fare un vaccino e poi succede qualcosa. Assolutamente sì. Quindi tecnicamente sì, vedo delle cose, ma alla fine non è che ho... Ho capito, ma quello non è matematica, la medicina non è matematica. Voglio dire, no, siccome ho visto un sacco di esami, pensavo che vado a fare quelle cose, magari escludo delle reazioni. Diciamo che quello può essere, cioè se tutti quegli esami sono negativi, il rischio di poter contrarre delle vaccinazioni viene ridotto, non viene escluso assolutamente. Cioè, perché magari io decido, magari non le faccio tutte 10, ma voglio farle perché magari ho paura per delle malattie, poi magari a scuola ho capito, vi faccio l'esempio, il mio era scritto l'anno scorso e avevo dichiarato che non ero vaccinato, a me non mi è arrivata nessuna comunicazione di
presentare o no, quindi ci sono i tempi, quelli come dite voi, per 10 marzo, di... tecnicamente se io vado a fare anche la prenotazione, no? Poi ci avrà un tempo tecnico, io alla fine che faccio lo porto, poi a marzo... Con la prenotazione ci sarà un tempo tecnico che è legato al fatto che la ASL chiama a effettuarle. Nel momento in cui chiama ad effettuarle, quelle più efficienti, magari può darsi che chiamino ad effettuarle a settembre, ottobre, novembre, ma che novembre, meno efficienti magari può darsi che chiamino a marzo, aprile, sì. Però in quel momento uno dovrà dire se vaccina o non vaccina. Se no, dice... capito, se io magari a novembre mi arriva, io vado e decido di non farli, sì. E alla fine mio figlio deve tornare a casa. In teoria la scuola dovrebbe, l'ASL dovrebbe comunicare alla scuola quella cosa, in teoria dovrebbero escludere il bambino da scuola, ma questo dovremo vedere come accadrà, perché questo non c'è scritto e sinceramente siamo tutti curiosi di scoprire che cosa succederà. Quindi però che faccio? Cioè nel senso che io lo mando, poi a novembre mi arriva, ma facciamo tutto quanto, l'ASL mi scrive che devo mandarlo a casa, che faccio? Si fa un ricorso al TAR chiedendo un provvedimento cautelare che consenta al bambino di proseguire in attesa di una decisione nel merito. Il provvedimento cautelare è un'ammissione con riserva per verificare. Per capire le analisi. È un'analisi unica. No, più prelievi, no, insomma, più analisi, ma se ha quello dei titoli anticorpali dovrebbe avere anche l'ATA, perché l'abbiamo fatto. No, io non, però non ce l'ho, quindi la prima volta che vengo volevo capire come funzionava. Quindi per avere questo elenco lo chiedo qui all'ingresso, lo mandato. No, viene mandato a tutti quelli che sono associati ad Aurea, che ci hanno mandato, come diceva l'amico prima. Hanno mandato i moduli di iscrizione, perché non basta. Molti no, non ce l'abbiamo fatto. Vanno richiesti o sulla pagina di Auret, no? Oppure sul gruppo Autismo della mia vaccinazione e Malasanità, che è sempre dopo Auret, su Facebook. E devono essere richiesti e vengono inviati. Molti hanno pagato la quota, ma per noi, ai fini di quello che deve accadere, non è interessante il pagamento della quota, è interessante che uno ci mandi moduli, perché solo con i moduli compilati capiamo la mail, che abbiamo tutte le cose, e quindi possiamo mandare attraverso la mailing list che abbiamo creato tutta la documentazione. Se uno non ci manda la mail, noi abbiamo trovato, facendo quotidianamente l'estratto conto, no, dei versamenti, abbiamo trovato dei nominativi ai quali non corrispondono i moduli, quindi persone che hanno pagato ma ci hanno mandato i moduli, sappiamo chi sono, sappiamo un nome e un cognome, ma anzi, se qualcuno ci sente. Una domanda, allora, nel contempo che noi in teoria dovremmo aspettare questa famosa lettera della ASL che ci inviterà al colloquio, cioè che sarebbe una conseguenza alla nostra autocertificazione da fare alla scuola, il bambino, siccome il mio frequenta il primo anno, dovrebbe frequentare il primo anno dell'infanzia, loro sono costretti a prenderlo nel contempo, e alla luce del fatto che lui sia stato preso, e se dovesse arrivare dall'ASL una comunicazione che lui debba essere escluso, nel caso singolo proprio del bambino entrato quest'anno, il famoso principio di affidamento potrebbe valere nel suo caso? Sì, però non è che il principio di affidamento, no, i diritti quesiti valgono di per sé, bisogna andare davanti a un giudice che devono certo, scattare. Certo, certo. Per me sì, è valido questo, sono valide tutte una serie di motivazioni che ho dato questa sera, però però devono essere riconosciute da un giudice, quello era in dubbio, ma certo. Nel contempo il bambino comunque dovrebbe rimanere a casa se escluso. Allora, se è escluso, come ho detto prima, si presenta un ricorso al TAR. Nel ricorso al TAR si solleva naturalmente la questione della pregiudiziale costituzionalità. La questione di costituzionalità, scusate, vista anche l'ora, e nel contempo viene chiesta il provvedimento cautelare, che sarà l'ammissione con riserva, che è esattamente paragonabile. Qualcuno ha sentito che l'ha detto, si chiede la sospensiva, non si chiede nessuna sospensiva, perché le sospensive si chiedono per i provvedimenti positivi, non si può chiedere una sospensiva per un provvedimento negativo, cioè se ti escludono non puoi chiedere la sospensiva, devi chiedere l'ammissione con riserva, che è esattamente quello che viene chiesto per esempio nei concorsi pubblici. Quando uno fa lo scritto, non lo supera, ritiene che sia illegittimo, no? Il fatto che non gliel'abbiano fatto superare lo scritto, e quindi fa un ricorso al TAR chiedendo l'ammissione con riserva agli orali. Quindi uno va a fare l'orale in attesa che il TAR giudichi
se è giusto o sbagliato, se è stata giusta o sbagliata la discussione dallo scritto, l'insufficienza dallo scritto, nel frattempo va a fare l'orale. Poi magari può succedere che fa un bellissimo orale, ma il TAR riconosce che l'esclusione era in quel modo e quindi tanto non essere, quindi non vale niente. Se però invece fa un bellissimo orale e il TAR riconosce che era stata fatta una illegittimità nell'esclusione, a quel punto è andato avanti. Buonasera, allora io ho una bimba di 4 anni già iscritta all'asilo, dovrà fare il secondo anno all'asilo. Allora io mi chiedo che differenza c'è nel richiedere gli esami prevaccinali o non dal punto di vista giuridico? Cioè qual è la differenza di aspettare che io venga chiamata dalla ASL senza aver richiesto di fare gli esami prevaccinali? Quando vi dovrebbero chiamare la ASL? Allora, se io entro il 10 dico che al momento non sono sicura di voler fare le vaccinazioni, quindi... Escludono la bambina. Ah, escludono? Cioè, non c'è la possibilità di entrare... Non c'è il dubbio che... No, non c'è. Su questo non c'è il dubbio, perché la legge indica quali sono i documenti da depositare entro il 10. Lo stesso documento che vogliamo fare noi, no? Ovvero sia il documento che dice, l'autocertificazione che dice noi abbiamo richiesto questi esami, siamo in attesa di effettuare gli esami e di verificare con il pediatra se dovrà essere o meno esonerato o differite. È possibile che la scuola, ma in realtà non lo può decidere la scuola perché non ha la competenza per deciderlo, ma la ASL che dica alla scuola guarda che per noi non è valido. Però secondo noi ci sono delle motivazioni medico-scientifiche, logiche, giuridiche per dire questa è un'esclusione assolutamente aberrante, no? Per cui andremo davanti al TAR e speriamo di avere ragione. Ma se uno non fa questo e dice io non sono sicuro, a quel punto l'unica cosa che si può fare senza fare questi esami è dire alla ASL prendo l'appuntamento per vaccinare, perché o uno porta gli esoneri o uno, come ho detto prima, porta il fatto che il bambino è già vaccinato, quindi certificato o testimone di vaccinazione, oppure porta gli esoneri, oppure prende, a parte quello che diciamo noi, prende e porta l'impegno a vaccinare il bambino preso con l'altro. Cioè non è che ci sono altre possibilità, sarà il bambino che viene escluso. Una domanda. Mio figlio, come altri bambini, qui frequenta una scuola paritaria delle suore. Ci hanno detto che possiamo entrare con autocertificazione, ma al 9 marzo strapperanno le autocertificazioni e il 10 bambini vanno a casa. Così ci hanno detto. Allora, innanzitutto, possono farlo questa cosa, anche se io sono ancora in attesa? No, innanzitutto loro il 9 marzo non strappano niente. Ah, okay. Perché se il termine è il 10 marzo, io lo porto il 10 marzo, se tu hai strappato ti faccio causa. Se loro dicono aspettiamo il 10 marzo, l'11 i bambini vanno a casa, allora possono farlo? In teoria possono. Okay. Sinceramente a me, allora, diciamo che le scuole paritarie o anche quelle non paritarie, cioè tutti gli istituti che fanno istruzione, ok, siano essi asili o siano essi materne, sono assoggettati a questa legge. Quindi paritari, non paritari, sì, di qualsiasi tipo. Sì, sì, certo. L'unica cosa, come io ho detto nei giorni, nei mesi scorsi, incontrando anche i rappresentanti di importanti scuole paritarie italiane, secondo me l'unico escamotage è quello legato alle associazioni per il tempo libero, ludiche, eccetera, eccetera. Alcuni mi hanno fatto presente che in alcune regioni queste vengono parificate comunque alle scuole. Assolutamente in maniera legittima, secondo me, comunque non possono rientrare in questa legge, perché secondo me se noi andiamo dietro, allora se io ho un circolo di tennis e decido per i miei associati che la mattina gli faccio da babysitteraggio e tengo i bambini facendo i corsi di tennis, la piscina, facendoli giocare a calcio, questo non è didattica, non è insegnamento, non è scuola, non è né un asilo né una scuola materna, quindi per me è assolutamente legittimo, perché se noi allarghiamo a dismisura il concetto di scuola, no, di insegnamento, allora ci facciamo rientrare anche il fatto che ci riuniamo 5 famiglie
e una settimana per uno di noi tiene i figli di tutti. Ci facciamo rientrare lo zio e il nonno che tengono i bambini a casa dei nipotini, ma ci facciamo rientrare tutto nella scuola. Non è possibile, no? La scuola ha determinati canali, determinati criteri. Per fare l'insegnamento ci vuole innanzitutto personale formato che abbia un titolo di studio per fare scuola, che sia abilitato all'insegnamento, che abbia determinati locali che possano essere riconosciuti come scuola, che svolga un'attività didattica che faccia parte di un percorso formativo scolastico. Tanto è vero che, per esempio, la materna, l'ultimo anno di materna, adesso fanno anche, no, il collegamento direttamente con la prima elementare, no? La continuità fanno. Allora, quella è scuola. Se io ho un'associazione del tempo libero...